Uè ragazzi, come va? Spero tutto bene. Questo è ciò che dice il protagonista del video di oggi. E sapete cos'altro dice? Voglio terminare la mia esistenza. Ebbene sì, benvenuti al tutorial di oggi su come creare il videogioco di YouTube fa cagare. Di cosa abbiamo bisogno? Delle forbici dalla punta arrotondata. No, quelle non sono mai servite a un c***o. Di Google Chrome per cercare immagini e suoni sul web. Di GIMP per modificare le immagini. Di Audacity e FL Studio per modificare suoni e creare musiche. E del fighissimo Unity per prendere le immagini e i suoni e trasformarle in un videogioco. Se anche tu vuoi diventare un programmatore di videogiochi coi controcazzi, iscriviti al mio canale e attiva la campanella perché pubblico tanti video sulla programmazione. Perfetto, abbiamo tutto. Iniziamo subito a creare il videogame di Tutubo in soli 5 passaggi. Ora, il protagonista ce l'abbiamo. Ed è molto famoso, quindi farò tante view. Ma quale sarà lo scopo del gioco? Beh, adesso mi sviso qualche suo video e vediamo se mi viene qualche idea malsana. Voglio terminare la... No, questo l'ho già visto. Negli scorsi giorni la voglia di vivere stava aumentando. Dopo tutti i recenti avvenimenti, l'eterno riposo sembra ormai l'unica soluzione. Simone! Fermati, ma che fai? No, stavolta lo faccio. Ma perché? Perché? Basta. Non ce la faccio più. Ci becchiamo alla prossima. Ora devo scappare che devo andare a terminare la mia esistenza. Beh, questo ragazzo non è che sembra che proprio che sia felicissimo della sua esistenza, della sua vita. Sembra altresì che il nostro Tutubo sia particolarmente appassionato ad attività di flagellazione della propria figura volte alla permanente cancellazione della medesima dal globo terracqueo. Cioè, se vuoi uccidere, ma poverino non ce la fa. Ma noi li vogliamo bene, quindi nel nostro gioco lo aiuteremo a impiccarsi. Questa è davvero un'ottima idea, quindi adesso basta perdere tempo a giocare ai videogiochi. Gli sfigati giocano ai videogiochi, i pitoni li programmano i videogiochi, e allora iniziamo a creare. Bene, iniziamo a cercare una location che sia la più triste e lugubre possibile. Cerchiamo un bel patibolo, che in inglese si dice gallows. Vediamo. Eccola, questa è bellissima. Ora cerchiamo una bella facciona di YouTube fa cagare. Questa può andare. Togliamo lo sfondo, ecco qui. Guardate che bello il nostro Tutubo. Per finire cerchiamo il più caro amico di YouTube fa cagare. Come? Mr. Flame? No, no, sto parlando del cappio da impiccagione. Gallows Hanging Rope. Questo è perfetto. Ed è già trasparente, così non mi devo scimprare con GIMP. Beh, ora ci vuole una musica di sottofondo. Vi dice qualcosa questa? Come dici, questa musica è troppo allegra per un impiccagionazionamento? Dici cazzate. No, no, hai ragione. Rendiamola un po' più lugubre. Perfetta, ma c'è un modo per renderla ancora più funerea, più adatta a un'atmosfera di morte e disperazione, facendo un terribile remix reggaeton. Iniziamo a togliere i bassi perché basso e batteria li creerò io. Ecco. Così va bene. Ora prepariamo un beat reggaeton. Yes, questo può andare. Maluma è già contentissimo. Ora il basso. Andiamo su di un semitono, così è bella dissonante. Ora vediamo come suona. Sì, è proprio una merda. Adattissima a un luttuosissimo videogame trash. Ora estrapoliamo dai video di Tutubo qualche effetto sonoro. Uè, ragazzi, come va? Uè. E ho preso anche questo, sentite. Benissimo, ora viene il bello, come diceva Malena. Iniziamo a programmare il nostro videogioco. Ecco il nostro bellissimo sfondo. Ora prendiamo un bel corpicino legato e appiccichiamoci la bella facciona di Tutubo. E mettiamo anche il cappio, che si abbina molto bene, devo dire, al colore del vestitino. Proviamo subito a fare un play. Ah, è bellissimo come oscilla la testa. Sta già iniziando a prendere vita e tra poco gli daremo la morte. Per suicidarsi dovrà riuscire a saltare verso il cappio. Vediamo. Possiamo fare che se clicco col mouse in un punto dello schermo, il nostro eroe salterà verso quel punto.
come dici? Sono un genio? Cazzo, hai ragione. Allora procediamo. Bene, prendo la posizione del mouse e salvo la posizione orizzontale in una variabile e la posizione verticale in un'altra variabile. E poi calcolo la distanza tra il mouse e il nostro tutubo. E se verrà premuto il tasto del mouse, aggiungerò una forza a tutubo pari alla distanza per il moltiplicatore di forza, che è pari a 6000. Ok, vediamo un po'. Sì, si muove, sembra che stia funzionando. Lo faccio saltare. Sì, funziona. Sempre più in alto, sempre più in alto. Sì. No, ragazzi, non avete capito. Voglio che quando salta dica "Uè", però solo quando salta molto in alto e non sempre, un po' random. Così. Uè, punto, play. Uè. Yes, bellissimo. Funziona. Però non sempre, vedi, un po' random. Uè. Ok, ora voglio che il cappio compaia e scompaia in posizioni random. Con la funzione instantiate lo creo e poi gli do una posizione random. Ok, vediamo un po'. Perfetto, è comparso. È scomparso. È ricomparso a caso. Perfetto, funziona benissimo. Capriola. Ok, per finire voglio che quando finalmente riuscirà ad impiccarsi gli esploda la testa. Quindi creo un'esplosione, distruggo la faccia e il gioco ricomincerà. Dopo 3 secondi. Ok, vediamo. Yes, funziona benissimo. Non ha un cazzo di senso. E poi il gioco ricomincia. Perfetto. Ah, sono proprio pronto a giocare al nostro gioco, finalmente. Lo giocherò sul mio smartphone perché sicuramente con le dita è più semplice piuttosto che cliccando col mouse. Ok, iniziamo un po' a provare i movimenti per vedere se la fisica è a posto. Se clicco vicino a tutubo si muove poco, ecco fatto, quindi posso regolare la posizione. Se clicco lontano, bello, fa degli scatti perfetti, era proprio quello che volevo. Adesso vediamo se anche il salto funziona uguale. Ok, posso saltare poco cliccando vicino a tutubo. Se clicco più in alto fa dei salti grandi. Perfetto. Ok, ok, con la fisica. Che cazzo era? Era una bellissima capriola. Perfetto, sto già iniziando a fare i trick. Lo scopo del gioco, come avrete capito, è suicidarsi riuscendo a saltare verso il cappio. Ce l'ho già fatta. Sono un genio. Sono un genio. Fantastico. Temo le mie abilità. E vabbè, grazie al cazzo, te l'hai programmato te. È logico che ci stai anche giocando. Non è vero, perché uno che programma il gioco non è detto che sappia anche giocarci. Sai cosa? Non rimane bene in piedi. Leggermente sbilanciato verso sinistra, così sembra. Devo regolare il centro di massa. Vai! Cazzo. Forse ho fatto il gioco un po' difficile, perché il cappio rimane poco tempo sullo schermo prima di scomparire. Cambiare posizione. Yes. No, gli effetti sonori sono bellissimi. Ok, dai, ci voglio riuscire solo l'ultima volta. Però adesso voglio fare una capriola. Bam! Cazzo di capriola era quella. Non era una capriola neanche mai. Ok, sicuramente questo gioco è migliorabile. Si può fare magari il tempo. Si può mettere un punteggio che cresce se riesci a suicidarti subito. Perché sennò così uno aspetta il momento giusto e si suicida quando vuole. Pam! Cazzo! Pam! Yes! Ho notato che dire pam quando salti è utile. Pam! Beh, non si è suicidato, ma almeno ha fatto la capriola, è già qualcosa. Beh, ragazzi, diciamo che sono abbastanza soddisfatto di come è uscito questo gioco. Se qualcuno lo vuole provare, me lo dica che glielo invio subito. Fatemi un video, voglio vedere se siete forti. Come il sottoscritto. Yes! Preciso. E ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti quale personaggio famoso di YouTube vorreste che cada nella morsa del vostro pitone programmatore e quale videogioco creare nella prossima puntata. Lasciate un bel mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale attivando anche la campanella per vedere i prossimi episodi di questa serie.